perché un libro che si intitola Io dico no sembra un titolo negativo, in realtà è un titolo positivo. È un dire no a una deriva politico-costituzionale che rischia di travolgere i diritti dei cittadini, le libertà di tutti, la possibilità di partecipare alla vita del Paese. Ci sarà presto un referendum, anzi due referendum, uno sul sistema elettorale, uno sulle modifiche costituzionali, e il dire no a queste modifiche significa dire sì a un sistema di vita diverso, più democratico e più partecipato.